La mancanza di medici e personale sanitario è un problema che si riflette anche in quelle situazioni in cui sia necessario non solo curare il paziente e recuperarlo, ma anche tutelare la collettività. Quando infatti in un procedimento giudiziario l'imputato viene ad esempio giudicato incapace di intendere o di volere, l'ordinamento prevede che non vada a finire in carcere, ma in una REMS, ossia una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dove l'imputato sarà curato per i problemi psichiatrici che lo hanno portato a delinquere e nello stesso tempo verrà preservata la tutela della società, dal momento che i colpevoli saranno comunque sotto controllo. Ma qui vengono le dolenti note. La collocazione di soggetti che commettono fatti particolarmente gravi e che quindi possono davvero tenere condotte antisociali, quindi guardando anche la vicenda nell'ottica appunto della tutela della collettività, e avere delle strutture adeguate, perché le REMS in Italia mi pare che siano poco più di 31, 30, 31 e c'è una lista d'attesa di media di oltre 10 mesi. In Piemonte le residenze per l'esecuzione delle misure sanitarie sono due, una a San Maurizio Canavese e l'altra a Bra, per una capacità di 40 posti letto, ma servirebbero di più. Le liste di attesa sono abbastanza lunghe, anche se rispetto alle altre regioni possiamo considerarci fortunati. Mancano però i medici con numeri impressionanti che fanno pensare alla necessità di interventi urgenti sulla sanità pubblica. In questo momento storico la psichiatria, soprattutto delle aree non metropolitane, quindi come potremmo essere noi ad Alessandria, ma anche altre province come Verbania, Asti, Biella, soffrono gravemente della carenza di medici. Ci vorranno anni prima che si possa riportare a norma la situazione. Proprio per dare un dato numerico, noi siamo, dal 1° giugno saremo in 7 su un organico teorico previsto dall'azienda di 28 persone e questo dà proprio la misura della crisi, che sta attraversando il nostro servizio e la medicina in generale.